Il momento più atteso, al di là delle occasioni agonistiche di un'intera stagione, torna il trofeo Cappello a Ragusa e lo fa alla grande in una 20ª edizione all'insegna della storia e delle tante novità. Oltre 250 i giovani attesi provenienti dalle selezioni under di Archimede, Amatori Catania, Librino, Pantere Sommatino, Fenici, Nissa, Selezione Sicilia, Cus Catania, Tauri, Malarazza, Dioscuri, San Gregorio, Vulcano, Sirago, oltre a Ragusa Rugby. Due siti scelti per l'evento che ha aperto i battenti questa mattina e accompagnerà le sfide lungo l'intera giornata. Lo stadio Aldo Campo di Contrada Selvaggio, che ospita le sfide dall'Under 6 all'Under 12, con tribune aperte e tanti genitori, simpatizzanti e accompagnatori attesi per tifare e sostenere i propri ragazzi in campo. Lo stadio del rugby di via Forlanini invece ospita le sfide dell'Under 14. È una tradizione che rinnoviamo anche quest'anno, una tradizione ormai appunto storica del rugby siciliano. Quest'anno è particolarmente partecipata, come dicevi tu, stanno arrivando praticamente tutta la Sicilia: Marsala, Trapani, Caltanissetta, Sommatino, Catania, Siracusa, insomma chi più ne ha più ne metta, segno dell'importanza di questo evento e soprattutto della voglia del rugby siciliano, nonostante la temperatura già alle 9:30 sia praticamente estiva, di scendere in campo, di divertirsi e di continuare la stagione finché è possibile giocare. Il mini rugby è l'investimento principale, perché è quello che poi ci assicurerà il futuro. Vedere già i ragazzini oggi dell'Under 6, dell'Under 8, dell'Under 10 che scendono in campo è per noi sempre un'emozione, e soprattutto la grande partecipazione di cui appunto parlavamo ci dà anche dei segnali positivi per il futuro. L'auspicio è che questi ragazzi restino con noi fino il più a lungo possibile, che poi possano essere i giocatori del futuro nell'alto livello, ma non soltanto. E siamo nati con il trofeo Cappello, è da 20 anni che si fa a Ragusa, abbiamo modificato la formula, siamo riusciti a coinvolgere tutta la Sicilia anche quest'anno e siamo contentissimi e orgogliosissimi di quello che abbiamo fatto. Aspettiamo a fine giornata, poi faremo la verifica di quello che è stato, ma al momento siamo veramente molto contenti. Lo sport è un buon veicolo per i principi della legalità, perché ha degli elementi importanti, strutturali, il rugby in questo caso, che possono essere mutuati nell'ambito del nostro buon vivere nella collettività. Si parla di sostegno, cioè la palla si porta in avanti e il giocatore non è un individualista, il giocatore può portare la palla in avanti se è protetto nello stesso tempo da tutti i suoi compagni. La palla si passa sempre verso dietro e mai in avanti, perché in quel caso è il fallo, e quindi questi valori, questi principi si adattano tantissimo a vivere insieme nella legalità.